Emergenza migranti, continuano gli sbarchi con un boom di partenze dalla Tunisia, una nazione nel caos. Per questo, ha detto il ministro Tajani, ora è fondamentale cercare di stabilizzare il paese. Intanto sul territorio a Ventimiglia ci sono stati 13 arresti tra trafficanti di esseri umani. Si imbarcheranno questa mattina su un traghetto di linea 183 dei 1540 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, destinazione Porto Empedocle. Il trasferimento era previsto per ieri sera, ma le cattive condizioni del mare hanno costretto a posticipare. Il centro di accoglienza dell'isola resta comunque sovraffollato, anche perché sulla rotta del Mediterraneo resta il primo avamposto ad affrontare l'emergenza. Ieri pomeriggio ad Ortona, in Abruzzo, si sono invece concluse le operazioni di sbarco dei 161 migranti dalla nave Life Support di Emergency. Erano stati recuperati in tre diversi salvataggi coordinati dalla Guardia Costiera. Un terzo di loro sono minori, in gran parte non accompagnati. A bordo anche tre donne incinte. Le sopravvissute raccontano le storie strazianti di un viaggio di terrore in mezzo alla furia delle onde. Nessuno conoscerà mai invece la storia della donna individuata sugli scogli a Lampedusa, a poca distanza dal faro dell'isola. Numeri da aggiungere a quelli già impressionanti degli sbarchi sulle nostre coste, 27.000 nei primi 3 mesi dell'anno, quadruplicati rispetto al 2022. Un bilancio su cui pesa anche il caos economico e politico della Tunisia, dalle cui coste non si fermano le partenze. Ma la battaglia contro i trafficanti di uomini si combatte anche sul territorio. A Ventimiglia 13 persone sono state arrestate con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione, condotta dalla polizia di frontiera insieme a quella francese, è frutto di indagini durate un anno e scattate dopo i casi di migranti morti mentre cercavano di valicare il confine sui tetti dei treni. Sul fronte politico, la Lega presenta 21 emendamenti al decreto legge migranti, approvato dal Consiglio dei Ministri a Cutro, 15 per il contrasto all'immigrazione clandestina e 6 per migliorare l'integrazione degli stranieri in Italia. Prevedono una stretta sui richiedenti asilo. Per il ministro degli esteri italiani è cruciale stabilizzare il paese con l'aiuto dell'Europa e del Fondo Monetario Internazionale, che ha subordinato gli aiuti alla realizzazione delle riforme democratiche. Dall'Eurocamera arriva il primo sì a ricollocamenti dei migranti in caso di crisi. Le nuove norme verrebbero applicate nel caso in cui un paese membro si trova di fronte ad arrivi massicci ed improvvisi. In questo caso dovrebbe essere garantita un'equa ripartizione.